Ben trovati amici della Non Solo Libri, terzo video, mini video di consigli per questo periodo un po' particolare, pre-feste natalizie e Black Friday. Non so questo video quando verrà pubblicato, spero proprio nel periodo del nostro Black Weekend, come abbiamo voluto interpretarlo noi, che andrà da venerdì 29 novembre alla domenica 1 dicembre. Ricordiamo a tutti che a partire da domenica 1 dicembre, dalle 15.30 alle 19.30, la mattina siamo sempre chiusi di domenica come di lunedì, rimarremo aperti fino a domenica 22 dicembre, proprio per aiutarvi ancora di più a cercare, a trovare, a fare, a finire la vostra lista di regali di Natale, magari tutti fumettosi, chi lo sa, sarebbe una bellissima cosa, insomma, per noi e per voi, naturalmente. Allora, Panini Comics, ma prima voglio riproporvi tre volumi dedicati a un titolo particolare che è in realtà uno straordinario film d'animazione che mi è piaciuto tantissimo, che mi ha veramente commosso come un bambino, che non mi capitava da, credo, da Una tomba per le lucciole, insomma, credo che abbiate già capito, ma lo vedremo tutto dopo la nostra sigla! Dicevamo appunto di Knit con tre particolari cose dedicate a voglio mangiare il tuo pancreas. La light novel o il romanzo che fondamentalmente ha ispirato questa storia toccante che vi farà veramente commuovere e anche un po' ridere tutto sommato sul significato della vita e degli affetti e di come tutto sia così aleatorio, così veloce, così breve, che dovremmo godercela, ma soprattutto dovremmo stare vicino ai nostri cari e goderci ogni piccolo momento con loro, insomma. Straordinario anche, naturalmente, la trasposizione a fumetti in due volumi e, insomma, ragazzi, veramente, che dire di questa storia così strappalacrime, così straordinaria, di questa ragazza malata terminale, insomma, di un suo amico e di tante altre vicissitudini. Slice of life, tutto sommato potremmo dire, ma che in qualche modo riesce ad addentrarsi ancora di più in argomenti un po' toccanti e un po', insomma, difficili da discutere, da parlare, ma tutto sommato che bisognerebbe appunto fare. Il fumetto sovracoperta viene in due volumi, 12 euro a volume. Per quanto riguarda invece il romanzo che ha ispirato naturalmente questa straordinaria storia a fumetti e animazione, 18 euro. Ragazzi, veramente, fatevelo come regalo di Natale, è qualcosa che vi cambierà sicuramente un po' la prospettiva della vita. Passiamo a Panini Comics. Che cosa vi vogliamo proporre? Sempre in ambito manga, poi arriveranno i filmati per quanto riguarda tutte le altre case editrici, comics e via dicendo, insomma. È ritornato disponibile nelle fumetterie finalmente Reiraku, la caduta del grandissimo Inio Asano. Ragazzi, la storia di questo fumettista un po' in crisi. Anche qui slice of life, ma come solo Asano sa fare, toccando veramente degli argomenti molto delicati e riuscendo in qualche modo ad interpretare l'alienazione non solo del fumettista, del mangaka, ma anche della società giapponese. Straordinario, sovracoperta, 12,90€, beh, che dire, da avere? Abbiamo poi l'edizione che, sì, per molti è veramente costosa, però ragazzi miei, un'edizione così bella, per quel che mi concerne, è leggibile, perché di solito queste edizioni gigantesche sono difficili, naturalmente, magari da muovere, da, ok? Parliamo naturalmente della Colossal Edition dell'Attacco dei Giganti. Siamo al momento al numero 4, questo è il numero 1 che noi vi vogliamo far vedere. Shingeki no Kyoshin o Attacco di Giganti non ha bisogno di presentazione, sappiamo tutti di che cosa si tratta, di questi giganti, colossal o meno, che attaccano questa società che si è rinchiusa dietro queste gigantesche mura per cercare appunto di resistere e di sopravvivere. Ma tante cose sono venute fuori, tanti piccoli segreti che ci hanno portato ad amare e a in qualche modo a non vedere l'ora che esca il nuovo volume ogni volta. Stiamo quasi ormai alla fine, è il modo, il momento giusto, se è il vostro fumetto preferito, se non lo è ancora stato ma volevate farlo e lo volete fare in un'edizione straordinaria come questa, per farlo vostro.
soprattutto in questi giorni dove c'è il 25%, il 10% di sconto, scusatemi, sui fumetti e il 40% di sconto sui gadget, beh, insomma, in qualche modo un po' di scontino riuscite comunque a farlo e a portarvi a casa una straordinaria edizione che sicuramente Panini completerà, insomma. Un altro straordinario ritorno, come dicevamo in qualche video precedente, ormai le case editrici, e secondo me non è perché sono a corto di titoli, anzi, no, perché ci sono quelle storie che devono essere per forza di cose riproposte. In questo caso poi, visto che c'è su Netflix il ritorno, un film che ho visto, carino, non indifferente, ma onestamente il fumetto è qualcosa di assolutamente straordinario, Hiroaki Samura con L'Immortale numero 1, e siamo finalmente anche al numero 2. Ma intanto vediamo naturalmente il numero 1. Questo samurai che per una maledizione, chiamiamola così, deve uccidere 1000 persone. Si avvicinerà a lui una ragazza giovane che vuole vendicarsi e lui la aiuterà sicuramente nella sua vendetta, anche perché insomma gli porterà a poter uccidere un po' di persone per poter morire, perché lui è diventato immortale. Ma non è qualcosa di positivo, è veramente una grande, grandissima pena per questo straordinario protagonista. I disegni di questo autore, ragazzi, sono opere d'arte. Il passaggio da matita a chiaroscuro e via dicendo è qualcosa che non vedo e non vediamo in tantissimi, in nessun altro autore in realtà, solo lui. Fa anche tanti altri, ha scritto anche tantissime altre opere, insomma, ma questa è sicuramente quella che gli ha portato fama e che è la più ristampata in assoluto delle sue in Italia, dall'epoca della comic art, passando appunto per Panini con un'edizione e poi finalmente quest'altra. Veramente straordinaria e delicata. La copertina poi grezza è così bella, è così appunto foglio da disegno che è, insomma, è proprio fatta apposta per questo straordinario autore. Ogni volume viene 14,90€, sono due volumi l'uno della precedente edizione, quindi ragazzi, davvero. Poi un altro gradito ritorno, naturalmente, di che cosa stiamo parlando? Scusate, ho delle luci ogni tanto, quindi mi giro perché sennò vado fuori di testa. Dello straordinario Gunslinger Girl. In questo manga famosissimo si parla anche di Italia. In 15 volumi riusciremo a ritrovare finalmente in maniera completa la storia di questo straordinario, di questa straordinaria opera di Yu Aida, che è stata un po' sfortunata in Italia, ma adesso finalmente tanti di voi si sono avvicinati e stanno capendo quanto è di qualità e quanto è interessante. Parliamo appunto di questa purtroppo ondata di criminalità. Il governo italiano crea questa agenzia segreta che recupera ragazzine vittime di violenze, malattie, incidenti, invalidanti e le trasforma in micidiali cyborg proprio per in qualche modo contrastare questa ondata di criminalità. Ma cosa resterà di umano di queste bambine killer, insomma? Lo scopriremo solo ed esclusivamente leggendo questo straordinario manga. 15 numeri, 7 euro a volume, sovracoperta. Ragazzi, un altro pezzo di storia da avere sicuramente, insomma. E poi andiamo di volumi, 4 volumi, velocemente, che vogliamo riproporvi perché sono ottimi per fare dei regali di Natale o, se non li avete fatti, per averli nella vostra collezione. Uno di questi, magari quello diciamo meno divertente, è In questo angolo di mondo, in realtà è straordinario, che ha anche questo il manga che ha ispirato il pluripremiato film di animazione e che parla appunto della Seconda Guerra Mondiale, la corsa verso questa guerra, Hiroshima, che è una cittadina tranquilla dove tutto scorre serenamente, e la protagonista Shushaku che il protagonista maschile che chiede alla protagonista appunto di sposarla e si trasferisce a Kure, che è una importante porto militare, il primo di una serie, tra virgolette, di traumi che in qualche modo andrà a colpire la nostra straordinaria protagonista prima dei primissimi giorni del conflitto. È qualcosa veramente di toccante, disegnato tra l'altro, lo state sicuramente vedendo nel filmato, che non ti dà, no, quell'idea, ma a un certo punto arriva il pugno nello stomaco, come tanti di queste opere riescono a fare, insomma.
26 euro, un volume veramente bello, fatto veramente bene, con questa protezione plasticata morbida, carina, insomma. Veramente, veramente particolare. Ragazzi, da avere, una di quelle cose che vi fa, in qualche modo, con la sua interpretazione, vi fa conoscere un aspetto della Seconda Guerra Mondiale, che è sempre viva nei nostri ricordi, anche se non l'abbiamo vissuta realmente. Tre volumi, i classici Io Sono, questi editi da Panini Comics, già visti naturalmente, Io Sono City Hunter, Io Sono Lupin III, Io Sono Occhi di Gatto. Due del grandissimo Tsukasa Ojo, Occhi di Gatto, noi siamo Occhi di Gatto. E Io Sono City Hunter e naturalmente invece il grandissimo Monkey Punch con Lupin III. 20 euro uno per l'altro, ancora disponibili, anche se vecchiotti ormai, ma un buon modo per mettersi in libreria. L'inizio, qualche storia in mezzo e la fine di queste tre straordinarie, grandissime storie del passato che sono ancora attuali e che sono ancora assolutamente da collezionare. Se uno non ha voglia di fare tutta la collezione gigantesca, è un buon modo, una sorta di bigino quasi, insomma, no? Di riassunto, tra virgolette, di tutta la serie. Interessante, dai, tutto sommato. Almeno ce l'avete in libreria e potete tranquillamente aprirlo e godervelo. Bene, anche oggi abbiamo finito questo video di micro consigli per gli acquisti. Sotto trovate tutti i nostri contatti, siamo anche su Telegram, non l'abbiamo ancora aggiornato, metteremo naturalmente il canale come cercarci. Nel caso abbiate un iPhone, perché con Android è facile, mentre con iPhone non è difficile trovare il canale, non sappiamo come mai. Per il resto, insomma, vi chiediamo gentilmente di condividere i video, di aiutarci a crescere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella, mettere mi piace, insomma, a voi non costa nulla, ma a noi serve per crescere, per capire se andare avanti con questo canale che è, speriamo, interessante, o quantomeno pensiamo, cerchiamo di farlo interessante proprio per voi, insomma. Per il momento è tutto, io vi lascio come sempre alla nostra sigla finale. Ciao!